La difficoltà è che purtroppo ci sono delle risorse economiche ed umane che sono inferiori di gran lunga a quelle che rappresenta la comunità di Torrenova, che è una comunità che si espande dalle coste, che sono circa 8 chilometri, e che va fino al confine con San Marco. Quindi abbiamo cercato di curare soprattutto il centro urbano per quanto riguarda la raccolta differenziata, magari non dico trascurando del tutto le periferie, però purtroppo le risorse umane sono quelle che sono, quindi dobbiamo un pochino attenzionare tutti i vari settori che nell'ambito delle nostre competenze territoriali. Secondo lei qual è la soluzione per evitare queste microdiscariche nelle aree, diciamo, periferiche del territorio? Grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza che è presente sul territorio e grazie alla fattiva collaborazione dei miei colleghi, siamo riusciti ad effettuare dei controlli mirati con una task force di tutto il personale della polizia locale, tale da rendere importante il risultato. Che cosa intendo per importante? Per importante intendo che abbiamo sanzionato circa 25 persone, tra i quali addirittura c'è gente che faceva buttare la spazzatura dai propri figli, quindi dai minorenni, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura da loro condotta. Sicuramente è un risultato importante sia per la comunità torrenovese che, ripeto, ci tengo a dirlo, ha recepito sostanzialmente, non solo nella forma, l'ordinanza sindacale numero 6 e il decreto legislativo 152, il testo unico ambientale.